Buongiorno, benvenuti nella nostra rubrica sul codice di procedura penale. Passiamo oggi al secondo libro del codice di procedura penale. Abbiamo visto il primo sui soggetti, il secondo libro è invece dedicato agli atti. Gli atti nella loro disciplina generale, per cui la lingua, la forma, il fascicolo, gli atti tipici di ciascuna parte e poi la patologia degli atti. Quando parliamo di atti, a differenza del codice precedente, questo codice che è quello riformato dalla famosa riforma Cartabia, indica tutti gli atti del processo e del procedimento, quindi non soltanto gli atti processuali in senso stretto, ma tutti quegli atti che si compiono a partire dalla notizia di reato ricevuta dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero fino alla sentenza definitiva, che sia quella di primo grado o che sia quella in Cassazione. Per cui qualsiasi atto, anche delle indagini, quindi anche quelli posti in essere dalla polizia giudiziaria, devono rispettare il libro secondo del codice di procedura penale. Prima regola generale fondamentale per tutti gli atti è la lingua italiana. Gli atti sono redatti in lingua italiana a pena di nullità. È una nullità relativa, per cui può essere innanzitutto sanata, ma inoltre prevede delle eccezioni. Ricordiamo che sì, gli atti del processo sono redatti in lingua italiana. Ricordiamo anche che nel momento in cui l'indagato, l'imputato è di un'altra nazionalità e è di un'altra lingua, ha diritto all'interprete e alla traduzione, e questo è uno dei diritti corollari del diritto di difesa, perché per difendersi deve comprendere ovviamente quella che è l'accusa, deve essergli comunicato questo diritto già nei primi atti di PG, per cui nel momento in cui la PG interviene e svolge degli atti in base all'articolo 354, gli accertamenti urgenti, piuttosto che se viene convocato per un interrogatorio, quindi il primo atto con il quale si ha il contatto tra PG, PM o se siamo in udienza preliminare con il GUP, quindi con il giudice, all'imputato deve essere comunicato la propria facoltà, il proprio diritto di farsi assistere da un interprete. Quindi gli atti sono in lingua italiana. Esiste un'eccezione particolare che riguarda le minoranze linguistiche. Un articolo della CEDU in particolare tutela le minoranze linguistiche e prevede che anche nel processo penale deve essere garantita l'uso della lingua alle persone italiane che appartengono a una minoranza linguistica. Non è sufficiente appartenere a una minoranza linguistica per poter accedere a questo secondo comma dell'articolo 109, ma il cittadino deve anche essere appartenente a una di quelle aree presenti nel territorio della Repubblica Italiana nelle quali è riconosciuta una seconda lingua ufficiale. Quindi questa minoranza linguistica deve essere ufficiale. Pensiamo classicamente al ladino. Quindi gli atti sono tradotti nella lingua a cui appartiene la persona, una lingua minoritaria, e la persona si può esprimere nel processo nella sua lingua minoritaria, anche se parla l'italiano. È un diritto a 360 gradi, non è un diritto residuale. Anche se la persona parla italiano, ha diritto a utilizzare la lingua minoritaria riconosciuta dalla Repubblica Italiana in determinate aree del territorio. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità. Se in un processo si svolge con degli atti che sono prodotti in lingua inglese o tedesca, questi atti sono nulli perché la regola generale è la lingua italiana. Gli atti, inoltre, possono essere redatti in qualsiasi forma, per cui non c'è l'obbligo generale della forma scritta.
È obbligatoria ove è prevista, per cui possono essere orali e possono essere scritti. Determinati atti devono essere redatti obbligatoriamente in forma scritta. Li analizzeremo in particolare quando vedremo, per citarne uno, la sentenza, ma anche la notizia di reato che può essere fatta in un primo momento telefonicamente se si tratta di un reato di certa gravità, per esempio un omicidio. In altri casi però deve poi esserci sempre la comunicazione per iscritto della polizia giudiziaria al nostro PM, o se la riceve direttamente il PM, deve avvenire comunque per iscritto. Per cui gli altri atti possono essere anche redatti in forma orale. Quando è prevista la forma scritta, questi atti sono redatti nella forma del documento informatico. Una delle grandi novità della riforma Cartabia è stata proprio quella di introdurre tutto il procedimento telematico che era già presente in ambito civile e anche in ambito amministrativo, e finalmente il nostro processo penale è diventato telematico. Per cui di regola gli atti scritti devono essere redatti in un documento informatico. Il codice cita alcune caratteristiche che devono avere questi documenti informatici: la normativa di riferimento è il codice dell'amministrazione digitale, la legge 82 del 2005. È lì che dobbiamo andare a cercare la nostra definizione di documento informatico, tutte le caratteristiche che deve avere, anche per quanto riguarda la firma elettronica e l'intera disciplina. Il codice si preoccupa comunque di specificare la copia di atti, in particolare si preoccupa di analizzare le situazioni in cui gli atti, per la natura, per le circostanze, non possono essere redatti in documento informatico, debbano essere redatti oppure inseriti, ricevuti in documento analogico. Ovviamente va bene redigere un atto in formato analogico se non ho la disponibilità di un tablet, di un computer, per esempio, mentre sto svolgendo degli accertamenti urgenti. Nel fascicolo poi questi atti vengono trasformati in copia digitale, copia informatica, sarà una copia autentica. Adesso ci addentriamo nella nostra disciplina. Documento informatico è chiaramente un documento che assicura maggiormente l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e la segretezza del documento. Vi sarà capitato sicuramente di prendere dei fascicoli e sfogliandoli trovare documenti strappati, scoloriti, con dei buchi stralciati, o aprire un fascicolo e non trovare più un documento analogico, quindi cartaceo, perché è facile che vada perso. Con il documento informatico si vanno a cancellare tutti questi problemi di conservazione. Il documento informatico è redatto in modo che possa essere conservato nel tempo in base alle disposizioni per la conservazione e l'archiviazione. Gli atti redatti in forma di documento informatico, rispetto alla normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione, la ricezione degli atti di documenti informatici. Questa normativa è quella che abbiamo citato, la legge 82 del 2005, ed è importante sottolineare che anche per quanto riguarda la sottoscrizione si applica questa normativa. Viene in rilievo quindi la firma digitale, che è un sistema con codici crittografati che consentono di assegnare al documento una paternità, una paternità in merito alla sottoscrizione. La sottoscrizione è chi pone in essere l'atto, chi ha la competenza ad adottare l'atto, e con la firma elettronica
che viene apposta appunto digitalmente, si certifica non soltanto da chi proviene l'atto, ma si certifica anche il giorno in cui è stata apposta, per cui si risolve il problema della data. Non in tutti gli atti è prevista la data, dove è previsto si intende l'indicazione del giorno e del luogo, quindi giorno, mese, anno. Se deve essere inserita l'ora, deve essere precisato. Vedremo per esempio negli atti di attività di polizia giudiziaria, quando si redige un verbale di sit o un interrogatorio, in quel caso è importante indicare l'ora. Abbiamo detto che gli atti è possibile che per loro natura e per le circostanze debbano essere redatti in modalità analogica, ok, è possibile, devono essere poi prontamente convertiti in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti. Per cui io sono l'agente di polizia giudiziaria, ho sentito a SIT un testimone, redigo il mio verbale sul posto, lo faccio a mano, trasformo poi questo verbale in copia digitale, in modo che potrò inviarlo in quello che è il fascicolo telematico. Ovviamente, se gli atti sono redatti in forma telematica, in forma informatica, questi atti poi saranno inviati alla procura per entrare nel fascicolo delle indagini prima e poi eventualmente nel fascicolo del dibattimento, se si tratta di indagini integrative, e saranno inviate telematicamente. Ci sarà un apposito portale con il quale vengono inviati i documenti e vengono inseriti direttamente nel fascicolo. Quindi anche il fascicolo diventa telematico, non c'è più il cartaceo. È possibile che ci siano dei documenti che vengono prodotti in maniera cartacea, in particolare il codice prevede che è possibile che le parti producano personalmente dei documenti, degli atti in maniera cartacea, per cui si rechino fisicamente presso la cancelleria del PM e depositino un atto. In questo caso la cancelleria li riceve e crea un elenco di documenti cartacei, vengono inseriti nel fascicolo, quindi all'interno del nostro fascicolo telematico esiste un elenco di documenti appartenenti al fascicolo che sono redatti in forma cartacea e sono conservati in forma cartacea. Quindi avremo il fascicolo telematico con il suo fascicolo cartaceo. Non si tratta di due fascicoli, vale il principio di unicità del fascicolo delle indagini. Altro discorso è invece il fascicolo delle indagini e il fascicolo del dibattimento, per cui fascicolo delle indagini è unico, fascicolo del dibattimento è unico. Esistono degli allegati, dei contenuti del fascicolo che di regola è telematico che rimangono cartacei. Pensiamo ad esempio, a una scrittura privata, un testamento olografo che vengono prodotti come atti del processo, è chiaro che devo conservare la copia originale del documento. Ciò non toglie che possa essere realizzata una copia autentica digitale dal pubblico ufficiale che riceve l'atto e venga così inserito nel fascicolo digitale. Di regola, quando viene realizzata una copia anche fotografica di un atto analogico, questa vale come se fosse copia autentica. Le copie informatiche anche per immagine degli atti e documenti processuali redatti in forma di documento analogico presente nei fascicoli informatici equivalgono all'originale, anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità dell'originale. Normalmente la copia autentica deve avere l'autenticazione del pubblico ufficiale. In questo caso, anche se manca questa firma, valgono comunque come copie autentiche. Questo perché chi realizza la copia è di regola un pubblico ufficiale. È buona prassi metterlo, poi non c'è ancora giurisprudenza in merito a questi articoli. Una firma non costa nulla, se non si ha tempo, non ci sono temporaneamente i mezzi o per qualche motivo non si appone, in ogni caso il documento è valido ed è copia conforme all'originale.
Il fascicolo telematico chiaramente facilita l'accesso all'accesso agli atti. Chi può compiere l'accesso agli atti? Tutti coloro che sono interessati possono avanzare una richiesta. Deve essere negato l'accesso agli atti se si è in fase di indagini e le indagini sono segrete o se è stato apposto la segretazione da parte del pubblico ministero anche nelle fasi successive. Gli atti non possono essere divulgati. In particolare, non si possono divulgare quegli atti che appartengono alle indagini, perché vale il principio di segretezza. Abbiamo visto ieri che ogni PM, ogni giudice cura personalmente le comunicazioni, per cui gli atti non possono essere divulgati, non può essere divulgato né l'atto in quanto tale, quindi nella sua interezza fotografato, ma non può neanche essere riprodotto parzialmente, integralmente o anche per sintesi un atto che è sottoposto a segreto o che è un atto di indagini. Vale il principio di segretezza degli atti fino a che non si sia concluso l'eventuale processo di impugnazione davanti alla Corte d'Appello. Perché? Perché il giudice d'appello deve sempre essere terzo e imparziale. Se avesse notizie di alcuni atti che sono contenuti nel fascicolo di indagine, tramite per esempio i mezzi della stampa o altri mezzi, per esempio i social network, verrebbe a conoscenza di fatti riguardanti il processo e quindi non arriverebbe alla prima udienza senza pregiudizi. Deve arrivare alla prima udienza senza conoscere alcunché in merito ai fatti oggetti del giudizio. Per cui la divulgazione degli atti del processo, oltre che finalizzata a conservare il segreto, soprattutto nella fase delle indagini, quando le indagini sono segrete, e far sì che chi è eventualmente indagato e non ne ha conoscenza non possa intervenire, alterare le prove, serve anche per garantire la terzietà e la neutralità del giudice, sia di primo grado, perché il giudice di primo grado che tramite i mezzi stampa viene a conoscenza degli atti di indagini, anche qui va a violare quello che è il principio di imparzialità, terzietà. E allo stesso modo questa segretezza deve essere mantenuta fino al processo di impugnazione in corte d'appello, se eventualmente si svolge questo processo di impugnazione, perché anche lì il giudice deve essere sempre terzo imparziale e quindi non deve avere pregiudizi, non deve avere preconoscenze parziali in merito ai fatti oggetto del giudizio. Infatti, il nostro comma 3 ci dice che se si procede al dibattimento non è consentita la pubblicazione anche parziale degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza d'appello. Perché la prova si deve sempre formare davanti al giudice, per cui se il giudice venisse a conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero, cioè delle indagini, dovrebbe, come il processo sarebbe intaccato nella sua legalità. Invece è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. Facciamo una precisazione per chi è nuovo in questa materia e non ha familiarità con il processo. Durante le indagini si va a costituire il fascicolo, che adesso è telematico, cosiddetto fascicolo grasso, in cui confluiscono tutti gli atti, interrogatori, testimonianze, accertamenti di vario genere svolti, perquisizione, sequestri, ispezioni, tutti i verbali, tutti gli atti di convalida confluiscono in questo fascicolo che è detto fascicolo grasso. E là sono gli atti delle indagini. Le indagini sono volte a verificare che l'accusa possa reggere e sia verosimile la condanna. Per cui servono al PM per scegliere, optare se esercitare l'azione e richiedere l'esercizio dell'azione penale o richiedere l'archiviazione. Una volta che è andato in udienza preliminare e se ha argomentato in merito la richiesta di archiviazione o alla richiesta di esercizio dell'azione penale, il GUP che ha parzialmente conosciuto della vicenda decide se autorizzare la prosecuzione in dibattimento o archiviare.
Nel caso in cui decida per proseguire in dibattimento, il GUP, che non potrà mai essere il giudice del dibattimento, si passa appunto in dibattimento dove c'è un giudice. Questo giudice arriva in udienza la mattina e non sa nulla delle parti e dei fatti, tant'è che è possibile che il giudice arrivi la mattina in udienza e si trovi di fronte sua moglie, paradossalmente, non deve sapere nulla. Vede il fascicolo, vede i fatti. E in quel momento ne prende conoscenza. Il fascicolo, quando lo apre, il giudice legge quella che è l'imputazione come è stata formulata dal PM nella richiesta di rinvio a giudizio, e da lì poi inizia il contraddittorio, cioè il PM spiega la sua posizione, le parti controbattono. La parte, nel senso la difesa, o se ci sono più imputati, le difese controbattono. Il fascicolo che si trova davanti al giudice non è lo stesso fascicolo che si è costituito durante le fasi delle indagini preliminari con il quale si è arrivato all'udienza preliminare. È un fascicolo cosiddetto magro, perché da questo fascicolo in questo fascicolo non sono stati inseriti gli atti di indagini. Quindi non sono state inserite i verbali di testimonianza, gli interrogatori, i verbali di ispezione, perquisizione, perché il giudice deve riascoltare tutte queste persone che durante le indagini avevano testimoniato o erano state interrogate, perché la prova si deve formare davanti a lui. Se leggesse questi verbali, non avrebbe una conoscenza diretta dei fatti, raccontata direttamente da quello che è l'imputato o i testimoni, ma avrebbe una conoscenza mediata dal verbale, che per quanto dovrebbe essere oggettivo, riportare fedelmente tutto quello che viene dichiarato durante la testimonianza o l'interrogatorio, non ha mai lo stesso effetto del giudice che ascolta direttamente la persona. Per cui tutti questi atti vengono tolti. Per cui abbiamo il fascicolo delle indagini che arriva in udienza preliminare, poi nell'udienza del dibattimento si inserisce semplicemente il documento, l'atto che contiene la formulazione dell'accusa, l'imputazione, e poi man mano che in dibattimento si svolgono i vari atti, per cui vengono ascoltati i testimoni, l'imputato, vengono eventualmente ascoltati i CTU, si vanno a redigere i verbali che vengono inseriti nel fascicolo del dibattimento. Per cui quando parliamo di fascicolo del PM intendiamo il fascicolo delle indagini preliminari, quando parliamo invece di fascicolo del dibattimento è quello che si costituisce durante appunto il dibattimento, il contraddittorio in giudizio davanti al giudice. Ovviamente è sempre vietata la pubblicazione degli atti dei processi celebrati a porte chiuse e è vietata la pubblicazione degli atti di indagine anche se non è stata autorizzata l'azione penale, il caso è stato archiviato, se queste indagini, qualora fossero diventate dibattimento, questo dibattimento si sarebbe svolto a porte chiuse. Si svolge a porte chiuse quando ci sono degli interessi da tutelare, per cui gli atti inerenti ai procedimenti che si svolgono si sarebbero svolti a porte chiuse, non sono mai pubblicabili anche decorsi i termini, quindi da una volta che si è consolidato il provvedimento giurisdizionale di archiviazione. Diventano pubblicabili dopo molti anni quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato e trascorso il termine di 10 anni dalla sentenza irrevocabile, per cui dopo che diciamo è sfumato per darvi l'idea quello che è l'interesse a tutelare l'oggetto del processo, il motivo per cui il processo si svolge a porte chiuse. Per cui gli atti non sono di regola pubblicabili durante le indagini, soprattutto se sono indagini che si svolgono in segretezza, e poi non possono essere pubblicati gli atti delle indagini per far sì che venga preservata l'imparzialità, la terzietà del giudice naturale. Non possono essere pubblicati nemmeno dopo la sentenza di primo grado gli atti che appartengono al fascicolo del PM perché bisogna preservare la terzietà e l'imparzialità del giudice di appello. In ogni caso, se è un procedimento così svolge a porte chiuse, gli atti non sono mai pubblicabili nemmeno dopo il provvedimento
del giudice divenuto definitivo, salvo che sia trascorso un termine previsto dalla legge congruo, che comunque è un termine superiore ai 10 anni. E inoltre non sono mai pubblicabili le foto dei minorenni che ricoprono il ruolo di persona informata sui fatti o persona offesa dal reato o danneggiata dal reato, e non sono pubblicabili nemmeno le foto delle persone che sono in condizioni di limitazione della libertà per cui sono ammanettate. Durante i processi, qua addirittura ricordiamo, come abbiamo visto nella lezione precedente, che quando viene interrogato l'imputato o l'indagato deve essere libero, non può essere ammanettato. Allo stesso modo, riprendere in manette l'imputato che esce dal tribunale, foto che si vedevano tempo fa, non è legale. È vietato pubblicare la foto di una persona ammanettata, quindi sicuramente se c'è un arresto c'è un processo. Nel momento in cui viene violato il divieto di pubblicazione, in alcuni casi è previsto, si commette un reato. Se la pubblicazione avviene per errore, si parla invece di illecito disciplinare dei dipendenti del tribunale, piuttosto che del giudice o del difensore che ha violato questo divieto di pubblicazione non per dolo o per colpa o per far sì che ci fosse una fuoriuscita di notizie per andare a influenzare il giudice o inficiare la validità di determinati atti. In merito agli atti viene in rilievo la garanzia della presunzione di innocenza. Abbiamo visto che la Costituzione prevede la presunzione di innocenza fino a prova contraria, quindi fino a che non si è firmato un provvedimento definitivo, ed ecco qua che in merito alla definitività dell'atto che va a sancire la colpevolezza di una persona, c'è una disposizione apposita, articolo 115 bis. Una persona può essere dichiarata colpevole solo dopo che è stato adottato una sentenza o un decreto giurisdizionale irrevocabile, cioè non è più impugnabile con i mezzi ordinari. In questo caso, alla persona può essere indicata come colpevole. Qualora la persona invece venga indicata come colpevole in un atto e non vi sia ancora una sentenza di condanna irrevocabile, la persona interessata può chiedere la correzione perché è una violazione del principio di innocenza fino a prova contraria. Il codice prosegue indicando poi quelle che sono le modalità per richiedere copie, estratti e certificati. In sintesi, possono essere chieste da chi vi ne interesse visione, copie di atti contenuti all'interno dei fascicoli. Devono avere un interesse. Le persone che richiedono la copia deve essere richiesta all'autorità che detiene l'atto. Per cui, nella fase delle indagini, gli atti sono detenuti dal PM, quindi occorrerà recarsi presso la cancelleria del PM, successivamente invece dal giudice del processo. Eccezione è fatta per la sentenza è emanata in nome del popolo italiano, quindi il popolo italiano può tutto il popolo italiano può leggere la sentenza che viene pubblicata. In alcuni casi dove i fatti sono soggetti a segreto di Stato o sono sottoposti a segreto o devono essere tutelati determinati dati, possono essere oscurate delle parti o possono essere, diciamo, segretate anche le sentenze. Articolo 118, nello specifico, disciplina la richiesta di copie e informazioni da parte del Ministro dell'Interno, a seguire del Presidente del Consiglio dei Ministri, e infine viene disciplinata la partecipazione del sordo, del muto e del sordomuto agli atti del procedimento, per cui ha diritto ad avere un'assistenza tecnica che gli consenta di comprendere gli atti
diritti, di comprendere il dibattimento e di rispondere esplicando correttamente il proprio ruolo, se svolge il ruolo di testimone, o la propria difesa se è imputato o indagato. I testimoni adatti del procedimento, attenzione qua che si parla di procedimento, non possono intervenire come testimoni adatti del procedimento i minorenni di anni 14, le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive. È chiaro che una persona che è sottoposta a una misura di sicurezza è difficile che possa essere considerato un valido teste all'interno del processo, mentre i minori sono tutelati e possono essere ascoltati, ma non hanno la valenza di testimoni qualora vengono ascoltati, uditi in procedimento, in un processo o nel procedimento. Ecco che poi c'è tutta una parte che disciplina proprio la richiesta degli atti, il rilascio della procura al difensore o altre procure speciali. I magistrati, i cancellieri, gli altri ausiliari, i collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. Quindi gli agenti, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono conoscere e rispettare tutte queste norme. Questo capitolo viene in rilievo per la redazione di quelli che sono gli atti di indagine, perché queste norme si applicano agli atti di indagine che sono posti in essere anche dalla polizia giudiziaria. Quindi è di rilievo per lo studio dei concorsi di agenti, ma soprattutto di ufficiali di polizia giudiziaria, perché gli atti delle indagini sono competenza principale dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che è ampiamente disciplinato da questo codice e con la riforma Cartabia molti atti sono stati sottoposti alla sua esclusiva competenza e non a quella degli agenti. Questa è una piccola apertura che, dove abbiamo rapidamente citato quelli che sono i principi fondamentali dell'atto. Quello che rileva in via principale sicuramente è la redazione in forma informatica e quindi il fascicolo telematico per il processo. Seguiremo invece nel dettaglio tutti gli atti di indagine, che sono gli atti posti in essere in via principale dalla polizia giudiziaria.